ha ricreato porzioni di natura in forma di tappeti, ha riprodotto volti di politici e industriali in maschere satiriche, ha costruito sassi che battono al ritmo del cuore. Il Maxi dedica una grande mostra a Piero Gilardi dal titolo Nature Forever. Credo che a differenza di molti altri artisti della sua generazione, con Gilardi abbiamo una molteplicità di configurazioni e credo che questa grande mostra sarà una importantissima scoperta per non solo il pubblico giovane ma anche un pubblico maturo, perché si tratta di uno dei grandi personaggi che hanno fatto la storia dell'arte in Italia e non solo in Italia, che però in qualche modo è stata rimossa. Quindi questa occasione del Maxi è veramente una grande occasione. Le oltre 60 opere in mostra raccontano 50 anni di attività di Piero Gilardi, tra impegno militante a partire da quello ecologista. Io sono stato dentro almeno a tre grandi movimenti, no? L'arte povera, no? Poi l'arte dei nuovi media e oggi sono dentro all'arte ecologica. Io e altri artisti che lavorano nel campo delle arti ecologiche, no? Cerchiamo di stimolare un reincanto per la natura, perché attraverso il reincanto poi nasce un interesse ad approfondire la conoscenza dei problemi della nostra sopravvivenza in mezzo a questa natura inquinata e al collasso.